ti voglio rompere i timpani, Luciana. Ah, oh, forza. Ecco. Siamo pronti? Ci siamo? Sto preannunciando Mondello, eh. Salvatore! Vieni, vieni, Salvatore. Per cortesia, Salvatore, ma che sta scavendo? No, questo no, questa è intanto la campana, attenzione, questo guardate, è Napoleone. Ah, allora sono onorato, se sei Napoleone. Guarda, siccome mai ci stiamo avvicinando alla nostra scadenza tipo lo yogurt, quindi stiamo ricordando. Ah, quindi è la campana di chiusura. Ah, ok, ok. Sta scavendo. Sa, io che sono malpensante avevo pensato altro, no, vedi, è spuntato con la campana, capito? Allora. Oddio, ora qua è un problema però, perché tu facesti troppe cose. E se vuoi stare all'impiedi, stiamo all'impiedi. No, dobbiamo capire da dove vogliamo partire, che non è facile, che non è facile. Io voglio partire da un progetto che ci ha visto protagonisti ultimamente e che è stata una grande scommessa, te lo sei caricato sulle spalle e sui capelli. E onestamente alla fine è stata una bella soddisfazione. Questo progetto dei 19 milioni dell'ex macello, che realmente rappresenta ormai la prospettiva di Messina. Io ci tengo molto a questo progetto, a questo finanziamento e ovviamente anche a quello che è il ragionamento sul PIAO e spiegare effettivamente tutto ciò che verrà lì, la valenza della via Don Blasco e quindi cosa significa aprire quel fronte e soprattutto la grande scommessa di questa città che deve rinascere partendo nel cancellare tutte queste eredità, superfetazioni, chiamiamole come vogliamo, sulle parti più suggestive. Mi dicono che negli anni 60 si andava a fare il bagno lì, proprio in quelle zone di Mare Grosso, era, dice, una zona bellissima. Cioè, com'è possibile, ragazzi, com'è possibile che negli ultimi 50 anni il messinese ha avuto la capacità di deturpare la città? Quanti soldi, quanti anni, quante fatiche, quanti progetti, quanti finanziamenti ci vorranno per cancellare il danno che abbiamo fatto con le nostre mani? Partiamo da lì perché, Salvatore, è questa ora la scommessa, poi parleremo delle baracche, siccome tutte le cose ormai fatte sono acquisite, non fanno più notizie. Mi trovi pienamente d'accordo, Sindaco, anche perché intanto permettimi di dare il benvenuto a te e a tutti gli amici che so ci seguono numerosi perché ci vogliono bene e quindi... Permettimi di salutare tutti e permettimi di presentare quella che io definisco e che ho definito in questi anni la sala macchine di Palazzo Zanca, il cuore pulsante, il motore, no? Come in una nave, la nave cammina, viaggia se il motore è in grado di farla viaggiare. Certo, il comandante deve essere bravo a tracciare la rotta, ma ci vogliono anche dei bravi macchinisti e quindi questa è la sala macchine dove sono nate tante cose. Ma questa che... Questi divani sono di pelle degli ultimi questi funzionari problemi... tecnici che hai spremuto per fare sì. I progetti. Assolutamente poveretti, sì. Assolutamente poveretti, sì. Infatti. Allora, il tema che tu ci proponi ha intanto origini abbastanza lontane. Quando io definisco la pianificazione qualcosa a rilascio lento. Perché? Perché non si è avuta la capacità nel tempo di comprendere che quell'area era l'area privilegiata di Messina. Intanto ha origine ben più lontane dal 60, perché quell'area diventa, tra virgolette, artigianale e industriale a seguito della pianificazione Borzì. In quel momento la città finiva a Zaera e tutte le attività inquinanti dovevano essere messe fuori dalla città. Allora ecco che si pensò bene di andare a insediare le attività industriali e artigianali in quell'area. In maniera miope, Sindaco, non hanno capito che... Quindi era una città che ha pensato in piccolo. In esattamente, ma guarda che tutta la città di Messina è caratterizzata da questa. Un altro elemento di cesura è la circonvallazione. Si pensava che la circonvallazione fosse la linea di cesura oltre il quale la città non potesse crescere.
errori di pianificazione che hanno portato poi nel tempo a delle storture. Ecco perché abbiamo una grande responsabilità. Quando in questi giorni, in questi anni, nel tempo, dal tanto tempo che mi conosce, che ci conosciamo, mi ha sempre sentito parlare di pianificazione e di strategie. La pianificazione condiziona le città e noi in questo momento abbiamo una responsabilità importante. Attraverso quello che tu dicevi, è chiaro che ci sono tutta una serie di elementi che vanno a connotare questa zona sud. Il primo, lo hai già detto, Via Don Blasco, ne parleremo approfonditamente, ne abbiamo parlato approfonditamente, è l'incipit, è l'origine, è la linfa, è quello che ci consentirà di andare a sviluppare tutti i ragionamenti successivi. Scusami un attimo, Salvo, cioè, Prego. mi dicono in continuazione, Sì. pare che è come se il terremoto del 1908 avesse creato alle successive generazioni una sorta di rassegnazione alla mediocrità che ha portato questa città successivamente a non pensare più in grande, come se alla fine l'esistente, come una sorta di fato, non potesse andare oltre, quindi candidare la città ad essere realmente quella linea realmente di collegamento e baricentro del Mediterraneo. Quindi, se andiamo a dare una lettura urbanistica di tutte le pianificazioni urbanistiche che ci sono state successivamente, per quello che ovviamente sono state delle scelte che hanno proprio simboleggiato, io sono un profano, non sono un maestro come te sulle pianificazioni urbanistiche, però ho questa impressione da profano, oggi dando una lettura di quelle che sono l'evoluzione urbanistiche che quindi mettono oggi in evidenza esattamente queste anomalie. Cioè, tu che dici su questo pensiero che io Ma spesso mi sento dire, mi sento intanto consentimi di ripetere? dire questo per sfatare un falso mito, tu ancora stai facendo il modesto, non è vero affatto che non conosci di pianificazione e questo non lo dico per piaggeria perché non sono abituato a fare insomma piaggerie nei confronti del sindaco, il sindaco capisce e capisce molto bene l'urbanistica, tant'è vero che il mio rapporto con il sindaco nasce per questioni urbanistiche e gli riconosco che ha avuto la capacità di leggere nel giovane Salvatore Mondello delle capacità urbanistiche. Ci siamo conosciuti in un consiglio comunale, peraltro in un comune che non amministravi tu, quindi storia vecchissima questa risale alla notte dei tempi. Detto ciò, Avevamo più capelli, esatto, dice. no, tu avevi più capelli, io capelli non ne ho avuto mai, la mia dote insomma era la stessa, non è cambiata molto la situazione, ma detto ciò, un'analisi che fai sul terremoto è in parte verisimile. La seconda analisi è di carattere, secondo me, più sociale, perché col terremoto si è andata a perdere quella che era l'identità messinese, si sono andati a perdere i messinesi. Peraltro, diciamo che il reinserimento della cittadinanza è stato un miscuglio di provenienze da più parti e quindi probabilmente è venuto meno anche l'attaccamento verso quella che è l'identità, quella che è la città. Aggiungo che nel tempo i vari piani urbanistici si sono concentrati più in un segmento dell'attività, che era quello della edilizia, punto. E invece l'infrastrutturazione di base è rimasta indietro. Potrei citare tutta una serie di esempi. Si è pensato a consolidare la zona commerciale barra artigianale nella zona sud di Messina, non pensando a quelle che erano le arterie di Di collegamento. collegamento, E certo. quindi questo, come capisci bene, che è una distorsione urbanistica assolutamente non pensabile. Ma detto ciò, ritornerei un attimo alla domanda originaria, l'ex macello. In questi giorni, quando tu mi sollecitavi, no, l'unica cosa che più mi faceva riflettere era dal pensiero all'attuazione. Noi siamo partiti da un ragionamento complessivo, che è il piano a cui facevi riferimento tu. Vabbè, i ben pensanti ci diranno che è una cosa vecchia, che hanno fatto gli altri. Benissimo, noi diremo che quando l'abbiamo trovato, quando siamo arrivati noi, era ferma con le quattro frecce, al solito, per tutta una serie di problematiche. Salvatore, tante cose in questo palazzo hanno pensato altri. C'è un piccolo dettaglio però. La città non si cambia col pensiero. La città si cambia con l'azione. Noi amministratori
non siamo chiamati a salire in cattedra. Siamo chiamati a sporcarci le mani agendo. Ecco qual è la differenza. Il pensiero ci vuole, perché sennò uno significa che agisce a vanvera, che non ha un disegno, una strategia. Però di questa città del troppo pensiero credo che si sarà, che avrà le scatole piene. Tant'è vero che mentre si pensava la città affondava. Quindi pensiero, piau, faceva parte delle precedenti sì, tutto. C'è un piccolo dettaglio però, che un elemento attuativo del piau, come potesse, come è la riqualificazione dell'ex macello, quindi azione, con tutto il rispetto. Ma infatti la linea di demarcazione dove sta, sindaco? E ora mi permetto di farti vedere un video proprio per dimostrare quello che sto dicendo, che il pensiero è diventato azione. Abbiamo colto l'occasione, abbiamo capito che l'unico modo per poter riqualificare è agire. Agire significa trovare i soldi per poter fare le cose. Ci siamo messi a capofitto, e tu lo sai bene, abbiamo partecipato a questo megabando, 18 milioni e oltre, quasi 19, 18 milioni e 7, che ci consentono di andare a innescare l'effetto domino di quella che è una pianificazione generale. Quello ci serve da elemento di innesco. Permettimi di aggiungere una cosa. È una linea di congiunzione l'ex macello, sai perché? Perché noi andiamo a coniugare due pianificazioni, il PUDM, che è il piano urbano del demanio marittimo, dove andiamo a riutilizzare la spiaggia, ecco che mi collego di nuovo a quello che dicevi tu, e la seconda, la riqualificazione e la rigenerazione, perché abbiamo una, praticamente un patrimonio edilizio che è devastato. Noi ci siamo fatti una passeggiata qualche settimana fa, è devastato e l'abbiamo lasciato morire. Ora, se mi consenti, proprio ti volevo fare vedere proprio un video per dimostrare come si passa dal pensiero all'azione. Guardiamolo insieme, perché questo attesta che dietro c'è un grande lavoro, sì di pensiero, ma anche d'azione. Questa è la stazione, ci spostiamo verso via Don Blasco, là davanti vediamo l'ex macello e così via verso Gazzi. Questo è il nostro pensiero, dove è possibile sicuramente ammirare il quantitativo di verde, ma soprattutto il recupero di tutta la zona al mare. Sindaco, il tuo sogno di qualche anno fa, volevi che questo diventasse bandiera blu. Per diventare bandiera blu dobbiamo fare questo. Questo tratto che ora stiamo andando a vedere, ora ci stiamo avvicinando, assolutamente sì. Ecco, questo è il primo stralcio di pianificazione che ora vedremo nel dettaglio. Questo è il nostro pensiero di abitato. Non è Dubai. Questo è esattamente una porzione di progettazione che abbiamo avuto approvata. Qua parliamo della passerella di Santa Cecilia. Poi vedremo con più dettaglio negli altri spezzoni di video. Perché ci tenevo a farvi vedere questo? Perché vero è, diceva bene il sindaco, è chiaro che non possiamo avere, come dire, la primogenitura di tutto il pensiero, assolutamente, e non ci siamo mai vantati di questo. Mi piace di più agire, questo. Quindi il mio difetto, il ragionamento era, mi ricordo tre anni e mezzo fa, quando ci siamo insediati, alcuni temi dominanti: la riqualificazione, la bandiera blu. E allora ci siamo messi, come dire, di buzzo buono a lavorare di notte, di domenica, di sabato, mettendoci le mani, sindaco. Questo non voglio sembrare assolutamente modesto, ma proprio mettendoci le mani fisicamente, nel senso che per poter dare delle indicazioni spesso bisogna saper fare le cose, perché si rischia poi di dare indicazioni sbagliate e andare nella direzione sbagliata. Quindi un'operazione sulla quale ci siamo scommessi, e mi permetto, ricordo benissimo, ce l'ho ben chiaro in mente, eravamo seduti uno di fronte all'altro quella sera, quando ti raccontai, dissi: guarda, c'è sta opportunità. E ci siamo guardati negli occhi e detto: Salvo, devi fare sta cosa. Me lo ricordo benissimo, eravamo tutti insieme in giunta
e ho detto: guarda che abbiamo pochissimo tempo a disposizione, come sempre d'altronde, però ci tenterò e farò il possibile per arrivare al dunque. Ci siamo arrivati. Ti voglio, e chiudiamo la partita, 18 milioni di euro sono già appaltabili, perché con la semplificazione è possibile oggi appaltare, in appalto integrato ovviamente, già progetti di fattibilità tecnico-economica, il che significa che ci consentirebbe già di andare a riqualificare oltre i 10.000 metri quadrati di superficie coperta, quindi parlando dell'area, dei manufatti in quanto tali, 50.000 metri quadrati di area a margine, quindi significa spiaggia, accessibilità alla spiaggia e quant'altro. Ovviamente davanti ci passa via Don Blasco, che, come dicevo prima, è l'incipit di tutto il ragionamento. Signori, noi parliamo di un'area dove ci vorranno 200-300 milioni di euro che basta. Quindi non è oggi, dice, i 19 milioni cosa rappresentano? Rappresentano il primo elemento che può essere rappresentare una strategia pubblico-privato, l'elemento L'innesco. attrattivo. E di conseguenza, perché ho insistito nel momento in cui abbiamo ragionato dove fare, non frazioniamo, concentriamo. E allora lì la mia insistenza perché? Perché questa operazione è collegata anche all'istanza che abbiamo fatto noi per il riconoscimento della bandiera blu, e quindi i primi 10 chilometri di spiaggia che Messina c'ha, ci vantiamo, abbiamo oltre 50 km di spiaggia, non c'ha un metro quadrato di bandiera blu. Un metro quadrato, se non la parte là che Nettuno si chiama, dove c'è Sì. quel tratto che ovviamente è a gestione privata e sono purtroppo 300 metri quadrati e 300 metri lineari, ma la città non c'ha un metro lineare di certificazione di bandiera blu, avendo oltre 50 km di linea di spiaggia. Allora, in questa strategia è ovvio che abbiamo individuato dove era possibile, perché non c'erano le superfetazioni, quindi Santa Margherita e Capo Peloro, ma il nucleo di una strategia dove realizzare gli alberghi, signori, tutta questa zona, vi ha fatto La vedere pianificazione. Salvatore, quella che è la proiezione ora del nostro pensiero, che non è l'immaginazione ora, l'idea c'è, l'avete vista, ora bisogna passare all'azione e abbiamo iniziato. Ecco qual è il concetto. Questa città, se non realizza alberghi in queste zone vocate, non ha futuro. È inutile. I grossi alberghi sono necessari per dare servizi di una certa imponenza. Poi la rete dei B&B ben venga, ben vengono le case alberghi, ben vengano i paesi alberghi, ben venga tutto, attenzione, perché ogni target di turismo ha bisogno le sue infrastrutture, ma ci vogliono quegli elementi che fanno la differenza. E il luogo idoneo, anche perché fuori da determinati vincoli paesaggistici, qui passiamo Assolutamente. dall'altra guerra che abbiamo condotto e hai condotto in prima persona riguardante UPILU. Eupilot, ZPS Non è Eupilot. UPILU. Eupilot è detto in traduzione siciliana, no? Quindi è una traduzione dall'inglese al siciliano, Eupilot, Non giustamente. che lui sia un esperto Stai facendo passare un messaggio si diverso. chiama Scusami, Eupilot. Io scherziamo sempre noi in giù, stai ma è emergendo. Eupilot. Scusami, stai emergendo che sono persona seria. Che so, ora tu mi stai disintegrando così. Mi fai perdere tutti i consensi. Ci Io, sfondiamo in scusami, io giù. per raccogliere due Lui consensi ci ho comincia impiegato ogni tanto 3 anni. col suo aspetto no, cattedratico, l'Eupilot, eccetera, eccetera, eccetera. Io scherzando a quell'ora, mezzanotte all'ora, che finisce la cupino, sabato mattina non è l'orario di parlare di Eupilot. Parliamo di questa No, no, procedura senti un attimo, no, per chiudere d'arancio. un'ultima cosa Sì. sull'ex macello. Ricordo a tutti che siamo a 150 metri da Piazza Cairoli, che è cosa di non poco conto, quindi significa che abbiamo la fruizione del mare a portata di Al mano, centro, ma cioè infatti al le centro. caratteristiche di Quindi questa città c'ha tutto a portata e di quindi mano. Questa rileghiamo la città al città mare. c'ha tutto a portata di mano. Assolutamente sì. Anche gli stronzi, però, che la Addirittura. rovinano. Questo è il problema.
Allora, la questione che sollevavi è una questione, insomma, abbastanza vecchia, risale al 2004, quando, insomma, la comunità europea non ci sanzionò. Partì una pre-infrazione per tutta una serie di evidenti problemi legati all'esagerata proliferazione dell'edilizia. Ritorniamo al discorso della pianificazione che facevo prima, no? Lo spostamento legato più sull'edilizia e non sulla qualità. In realtà, come spesso succede, dal 2004 ad oggi è nata tutta una diatriba legata su come si leggono le carte. Se è 2, se è 1, se è 3, se è 5, insomma, discussioni che sicuramente ai nostri amici interessano poco perché sono stucchevoli, direi. Anzi, ho bene a mente una famosissima riunione, era il mese di ottobre 2019 a cui partecipammo io e il sindaco, e per una volta, e credetemi, è successo solo quella volta, non è successo mai più, ci siamo ritrovati a parti invertite. Nel senso che eravamo seduti a un tavolo da circa 6 ore e passa Minchia. per cercare di risolvere un problema. Il paciere era il sindaco e io in quel caso ero quello Dava restare che sul davo tavolo. l'estate sul tavolo perché mi facevano impazzire sulle sciocchezze, insomma, che sentivamo. Ora per andare al dunque, insomma, per essere un po' più concreti, grazie all'ausilio di tutti, così evitiamo ogni tipo di polemica sterile. Hanno partecipato tutti a vario titolo, devo dire in città su questo tema, si sono smossi tutti, Da senza quando era esclusione. aperta sta procedura di La infrazione? procedura era aperta dal 2004, e nel tempo non si era riusciti a dipanare la matassa perché man mano che insomma, Ma le perché si è risolta in questi 3 anni e non prima? normative. Ma io Vorrei capire ritengo, io anche per la ritengo, gente che ci io segue, perché ritengo poi che pare che sono la coincidenze. risoluzione ha Avuto un un. colpo di sedere tu, non lo so io. Anche, anche, anche. La Lo fortuna, spiegano perché sai, la la fortuna fortuna. serve sempre. Ricordati sempre questo, Gli ricordatevi sempre incontri, questo. giusti, le persone Ricordati giuste. quello che diceva Machiavelli sulla fortuna, ma voi lo sapete, no? La fortuna è femmina, se la sai accarezzare ti sta a fianco, ma se la trascuri se ne va e non ritorna più. È vero, Chiaro è che non vero. ritorna più. Quindi vorremmo capire, Ma fu colpo di rapidamente. fortuna o di culo, come si dice ad Oxford, o era ormai era una procedura che si stava concludendo e siamo stati fortunati nel mettersi Assolutamente concluso no. sotto di noi? Spieghiamolo perché sai, poi l'eccessiva modestia rischiamo No, che nessuna bruciamo modestia. i testate che dasse sulla scrivania, non Allora, peraltro, assolutamente no. Intanto sai. partiamo da un aneddoto che ho raccontato a tutti. Andammo all'epoca al Ministero dell'Ambiente per capire che cosa era successo e vedevo il funzionario che smuoveva la testa in maniera continua. A un certo punto alza la testa e mi dice, molto, molto semplicemente, scusi, se la domanda è sbagliata, la risposta com'è? Che è successo? Che ridi? Che c'è? Funzionario guardato Mondello e gli ha detto messinese, ai, per la serie, ma quanto siete bravi a farvi male con le vostre mani, messinese, Guarda che non si è andato molto lontano, perché la risposta è stata, se la domanda è sbagliata, la risposta è sbagliata. E da lì partì tutto il circuito. In quella famosa riunione a cui facevamo riferimento prima, si decise che per risolvere la questione bisognava fare un certo studio, il cosiddetto studio degli impatti cumulativi, che in sostanza che cosa significa? Dovevamo dare dei numerelli per far capire la città come si era espansa e quanto territorio aveva consumato. Nel tempo, intanto c'era già in essere un incarico già dato dalla precedente amministrazione, ho fatto da regista, come normalmente ho fatto in questi anni in tutte le attività, e abbiamo prodotto quello che ci è stato chiesto. L'asticella si andava alzando sempre di più, perché lo studio condotto non era completo, non era rappresentato in maniera assolutamente conforme a quello che la Commissione ci aveva chiesto. Allora cosa facciamo? Ci siamo parlati un po'. Abbiamo commissionato all'ufficio speciale per la progettazione regionale lo studio delle integrazioni da formulare alla commissione regionale.
Da lì è partito un grosso tavolo di concertazione e in questo ringrazio tutti perché hanno partecipato tutti gli ordini professionali, le associazioni, gli attori, i cittadini, tutti, gli imprenditori hanno partecipato tutti e tutti hanno portato il loro contributo. Con una sintesi complessiva che è stata prodotta dall'ufficio progettazione abbiamo impacchettato il tutto e l'abbiamo mandato alla Regione. La Regione qualche giorno fa si è espressa dicendo che lo studio era meritevole di essere approvato. Chiaramente ci indica la via maestra per come procedere nelle realizzazioni, ma ciò significa che finalmente possiamo andare avanti con le attività edilizie che erano totalmente congelate e totalmente ferme. Per cui, Sindaco, come mi ha insegnato tu più volte, sappiamo leggere le carte. Siamo in grado di leggere le carte e comprendiamo anche a volte cosa significano le virgole e i punti. Quindi tutto sommato un minimo di capacità ce l'abbiamo e quindi siamo in grado di leggere le carte. Una cortesia. Allora, siccome abbiamo la tua preparazione su quello che poi sono i profili essenziali di alcuni passaggi tecnici, in due parole, in modo proprio semplice, cosa cambia oggi? Noi con questo problema che abbiamo risolto, che tutti quanti, ricordo gli ordini, i primi incontri che abbiamo fatto, ci hanno posto questo problema e di risolvere questa questione, eccetera, eccetera. In termini pratici, ma questo problema oggi cosa significa? Cosa abbiamo risolto? Perché era così importante? Allora, è così importante? In due parole, ecco. Molto semplice. Io ho un sistema di regole chiaro. So perfettamente cosa posso fare e cosa non posso fare. Mentre prima era tutto dettato. Cioè, dovevo mettere a fare una tettoia prima alla merce di Chiaravalle. Non c'era una linea precisa di indirizzo. Oggi abbiamo le regole scritte nero su bianco che mi dicono caso per caso cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare. Prima eravamo alla merce agli umori. Diciamo che c'era un peso molto importante all'interno della commissione. È chiaro che laddove lasci spazio alle interpretazioni, tutto diventa poi pensiero. Esattamente. Ritorniamo ai ragionamenti che facevi. Subentra il pensiero. Spero di essere stato altri, chiaro. E altri fenomeni, ma ci siamo capiti. Subentra il pensiero ed altri fenomeni. Se ne è parlato abbastanza, però noi ormai dobbiamo chiudere il ragionamento sul risanamento, anche perché abbiamo spiegato quelli che sono le origini del risanamento, nel senso di come è stato risolto da noi, e lo ribadisco sempre, comunque, anche perché Messina ha sempre avuto deputati, senatori, ministri, sottosegretari, ha avuto sempre a livello nazionale la coincidenza dei colori politici che governavano la Messina, che governavano la Sicilia, che governavano l'Italia, ma mai, lo ribadisco, il Parlamento nazionale toccò il tema baracche. Spieghiamo in due battute il grande lavoro che abbiamo fatto e che tu hai fatto per quella che è l'aspetto tecnico per raggiungere questi obiettivi. Perché una grande soddisfazione, qua lo sottolineo ancora, no, io sono stato chiamato dal segretario particolare del sottosegretario Cancelleri, Giancarlo, per farmi complimenti per nome e per conto del sottosegretario, perché stavano pubblicando, e quindi ci teneva a dirmelo un secondo prima, questo lo voglio precisare per correttezza, attenzione, quindi ci teneva a dirmi un secondo prima che venisse pubblicata la graduatoria, a farci avere i suoi complimenti. Io sono orgoglioso di questo, noi abbiamo ricevuto i complimenti di una parte politica che non è vicina a noi, ma che in ambito nazionale e regionale ci apprezza. Lasciamo stare, perché non è il caso neanche di discutere. Perché questo? Perché partecipiamo a questo bando, qualità dell'abitare, e per assurdo sarà. Fortuna. Io sono fortunato, sindaco. E meno male, allora quindi, ritocchiamo, dici quale parte dobbiamo toccare, aspetta, così noi ci prendiamo un po' di fortuna. No, aspetta. Troppe coincidenze, però. Sì, e Pupino, però, e ci siamo. Però, e qua primo.
Senti, però le cose le dobbiamo raccontare tutte. Io sono fortunato per riflesso. Sì, per riflesso. E quindi perché attinga altrove? Per riflesso. E non lo so, altrove. Qua dobbiamo cominciare a valutare. Poi comunque, a chi è più fortunato dei due? Certo, così scusa, io attingo a te, quindi... E meglio non lo facciamo, che fino a quando ci prendono per parti separate... E meglio, ah, sì, quindi andiamo a fare vabbè, diventa un problema. Quindi viaggiamo su binari sì, diversi. Meglio, vabbè, e allora vabbè. Partecipiamo a questo bando, lasciando stare il tranello della regione su questo bando. Oh, siamo usciti i primi in Italia. I primi in Italia, mi ricordo l'articolo sul Sole 24 Ore. No, sindaco, permettimi di dire che siamo su tutte le riviste specializzate. E da lì poi, ovviamente, il fenomeno Messina. Tutte. E questo sono chiacchiere. 100 milioni di finanziamento, più 20 di cofinanziamento che ha dovuto mettere la regione, più poi abbiamo vinto altri 4 bandi, sempre, sono 3 più c'è quello, no, c'è pure quello della provincia riguardante il Corelli che è in graduatoria utile, ma ora stanno mettendo sì, no, i soldi. Io parlavo per parte comune di Messina. Per quanto riguarda il tema comune di Messina, noi per farla breve, in un unico colpo abbiamo portato a casa a Messina 145 milioni di euro, cosa più cosa meno, più 20 milioni di cofinanziamento obbligatorio che la regione ha dovuto mettere. Cioè, noi, per carità, l'assessore Mondello con lo staff che ha creato, queste sono le soddisfazioni. E questo a prescindere dalla legge speciale che poi siamo riusciti ad ottenere, chiaro che ci ha messo a disposizione 100 milioni, procedure semplificate, ci ha donato il commissario nella persona della Sua Eccellenza il Prefetto. Quanto abbiamo ricavato? Togliamo sti 100 milioni, noi abbiamo messo assieme con la nostra filosofia aiutati che Dio ti aiuta quasi 200 milioni di euro. Quasi 250. Oh, bene, ora, facciamo ora, un quadro. Se vuoi vi faccio vedere dei numeri. Assolutamente anche sì. Attraverso un assolutamente video. Sì. Ovviamente dico al di là di quelle che sono poi i numeri, credo che sia tra le cose che mi rende più orgoglioso in assoluto questo tipo di attività, intanto perché nelle varie visite che abbiamo fatto nelle baracche insieme più e più volte, perché le conosciamo tutte, benissimo tutte, una per una, devo dire la gioia e come dire la gratitudine che ho letto negli occhi delle persone che siamo riusciti a tirare fuori dalle baracche è impagabile, sindaco, è impagabile, non ci sono non c'è nessun tipo di... Sì, ora vedremo anche qualche dettaglio. Queste sono tutta una serie di numeri importanti, perché l'azione del risanamento l'abbiamo sviluppata su 3 livelli. I 3 livelli sono l'acquisto degli alloggi, la demolizione che ringraziando a Dio oggi è una realtà. Vorrei ricordare che abbiamo completato già la demolizione dell'Annunziata Alta grazie al braccio operativo che è Arismè, capitanato dall'avvocato Scurria. E poi abbiamo demolito completamente Fondo Sacca, che si trova sempre lungo la via Don Blasco, sindaco. Come vedi, rientriamo sempre nei ragionamenti. Abbiamo completato la demolizione di Case d'Arrigo, che era una delle criticità di via Don Blasco. Abbiamo iniziato la demolizione di Fondo Fucile e ci sono già pronti gli appalti per tutti gli altri ambiti, Camaro Sottomontagna, via Macello Vecchio, via delle Mura, Giostra, insomma stiamo facendo un lavoro sinergico. Le tre linee di pensiero sono quindi demolizione, acquisto alloggi, nuova costruzione che prevede, giusto per chiarezza sindaco, non facciamo case, facciamo case e tutto quello che attiene le opere di urbanizzazione dove ci sono asili nido. Tu sei stato accusato, mi ricordo pure, che hai fatto il casermone, una cosa questi brutta. Sono questi sono i casermoni, con i campi da tennis. Guardate, con i campi da tennis. Cioè questo è qualità dell'abitare. Questi sono i casermoni, sindaco. Avete capito? E vorrei aggiungere che gli edifici davanti sono tutti edifici dedicati ad asilo nido, centri diurni per anziani e ti aggiungo di più. Abbiamo previsto anche gli alloggi di transito per chi ne ha bisogno. Questa è una nuova città. Ecco, trasformare i punti di forza, i punti di debolezza in punti di forza. Questo è qualità dell'abitato. Un'altra cosa, sindaco, fabbricati tutti NZEB, ora dice chi è? NZEB sono... Sorpello, Dani dice che la zebra, sono, no, i scecchi. Sono edifici a consumo energetico quasi zero. Infatti, se avete visto nelle immagini,
Avete visto pannelli fotovoltaici, c'è il ricircolo delle acque, abbiamo utilizzato dei materiali che servono per avere un'eccellente coibenza e quindi caldo freddo adeguato, tutto studiato nei minimi particolari. Questo ci ha consentito di essere i primi, cioè avere una qualità anche della progettazione elevata e quindi questo ci ha dato un'ulteriore possibilità di andare avanti. Quindi riassumendo, Sindaco, Sì, giusto per non tediare troppo i nostri amici. Tre linee di pensiero, oggi abbiamo completato l'acquisto di 190 alloggi. Abbiamo dato, e questo probabilmente è più, siamo dimenticati, 96 alloggi che erano ferme, come si dice, con le quattro frecce, ex IACP per carità di Dio, ma erano ferme perché avevano tutta una serie di problematiche legate, se ti ricordi, la cabina elettrica, l'agibilità. Per la quale insieme al buon presidente Scuria ci siamo battuti per risolvere tutte le problematiche e poter consegnare ulteriori 96 alloggi. Quindi un'attività intensa, intensa che ci ha portato ad avere dei risultati. Dei risultati sono già venuti, in divenire abbiamo lasciato un patrimonio relativamente importante a Sua Eccellenza il Prefetto, che sta facendo benissimo e che continuerà a fare. Senza nessun problema, proprio perché c'è una struttura, c'è oltre al pensiero di cui si parlava prima, c'è anche un'azione concreta per poter portare avanti i ragionamenti. perfetto, e allora credo che sul risanamento abbiamo fatto un quadro sintetico, chiaro e incontestabile, e ritengo che anche questa non è stata una coincidenza. Ti ricordi quando ci siamo insediati che io a un certo punto mi sono incazzato e ho fatto l'ordinanza per chiudere tutte le Me scuole? lo ricordo benissimo, Ecco, Sindaco. ricordiamo un Sindaco, attimo il fatto e cosa è me lo successo oggi. ricordo per due ordini Ecco. di ragioni. Mi ricordo sia la tua azione, ma mi ricordo anche la controazione, come diceva il buon Newton. Quando ci siamo insediati, la prima cosa che abbiamo chiesto all'epoca dirigente, se c'era il fascicolo del fabbricato. Cioè, noi volevamo sapere qual era lo stato di salute di tutti i fabbricati scolastici. Premesso che il Comune di Messina ha nel proprio patrimonio 104 edifici di proprietà, più una serie di edifici in affitto. Quando ci siamo insediati non si sapeva assolutamente nulla. Era il periodo in cui c'era la scadenza della data che prevedeva la data ultima per avere all'interno delle documentazioni la vulnerabilità sismica e il certificato antincendio. Ricordo una riunione catastrofica con l'ex comandante dei Vigili del Fuoco, che siamo usciti praticamente tutte e due devastati, ci siamo guardati in faccia e ha detto io chiudo tutto. La controoffensiva, riunioni fiume in prefettura, qualche volta andavi tu, qualche volta andavo io, e schiaffoni ne abbiamo presi di tutti i tipi, perché lui era accusato di essere il folle della situazione. Oddio, non è che erano tanto lontano, dico, Assolutamente, e meno insomma, male, eravamo là e meno vicino. male, Comunque, detto e ciò, lui era il meno male. folle, io ero il pazzo che andava dietro a lui, quindi entrambi eravamo accusati in motivi diversi. Ci siamo messi di buzzo buono anche qui, caro sindaco, come per miracolo, nello spazio di qualche mese abbiamo ricostruito 104 fascicoli degli edifici. E Non è finita qui. non finisce qui. Scusa, e ho fatto un po' di giurisprudenza. Perché se andate a guardare quello che è successo poi a settembre, noi abbiamo fatto l'ordinanza, credo nei primi di luglio, non mi Scusa, ricordo la no, data. abbiamo cominciato i primi di luglio, poi a Oh, seguire la seconda d'agosto. bene. A me fu quasi fine settembre, sempre di quell'anno, esce un accordo di programma in base alle richieste che avevamo fatto pure noi, perché noi cosa avevamo pure sostenuto, poi abbiamo scritto ai vari ministeri, che se tu vuoi le scuole in sicurezza, Deve dare è soldi. inutile che fai bandi se è una priorità. Assegna le risorse con accordi di programma e non se ne parla più. Cambiò la filosofia in quel momento anche per l'assegnazione delle risorse. Noi siamo partiti che non avevamo un solo fascicolo del cosiddetto fabbricato del plesso. Li abbiamo ricostruiti tutti, ma non era la questione, diciamo, cartacea. Qua c'era un problema serio, che mancavano le certificazioni di vulnerabilità sismica. Cioè noi non sapevamo sostanzialmente in questi plessi se si poteva andare a scuola o no, se poteva crollare da un momento all'altro,
Cosa abbiamo fatto in questi 3 anni e mezzo? Intanto, sindaco, non era un nostro capriccio, è la legge che lo impone. Ovvio. È la legge che lo impone. Quando ci siamo insediati, praticamente sulla scorta della ricognizione dei fascicoli, nostro malgrado, abbiamo scoperto che avevamo al nostro interno solo ed esclusivamente 7 certificati di vulnerabilità sismica. Allora, anche qui, lunghe riunioni con il sindaco la sera, che facciamo e come ci organizziamo. Siccome notoriamente, questo lo sanno tutti, io chiedo sempre soldi perché per poter fare la mia attività è normale. Allora dico, sindaco, guarda che per poter fare questa attività ci vuole una somma cospicua, una somma importante. Tutto salvo, non ti preoccupare, dimmi quello che serve, ci organizziamo e vediamo di fare il tutto. Sindaco, ricordo a me stesso, lo ricordo ai cittadini, lo ricordo soprattutto ai dirigenti scolastici, mi hai consegnato nelle mani 6 milioni e 300 mila euro per poter fare la vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici. Io ho ripagato la tua fiducia. Su 104 edifici scolastici oggi abbiamo i certificati di 104 edifici scolastici. Signore, attenzione, attenzione a questo dato. Noi non avevamo nulla sulle scuole. Io ho fatto la rimodulazione del master plan. Assolutamente sì. Chiaro? Ho dovuto litigare con quello stronzo del sindaco della città metropolitana, un tale De Luca. Non avete idea quanto è stronzo. Oddio, Luciano lo sa. E attraverso questo scontro rimodula il master plan, prende questi soldi e li mette sul tavolo al comune di Messina. E il modello si spegne tutto, ovviamente. E siamo arrivati al risultato. Oggi abbiamo la certificazione di vulnerabilità sismica. 104 su 104. Abbiamo anche iniziato la fase attuativa. Abbiamo iniziato la fase laddove necessario di qualche intervento. Ma c'è qualche scecco volante che sta scrivendo una cosa. Dice, perché sta cosa? Che sebbe? Che era una questione che ci interessava all'architetto, tanto perché si doveva fregiare di questo elemento e dire abbiamo le scuole con la certificazione della vulnerabilità sismica. Sciccone. Guarda che lo so, lo so dove sta. Andiamo avanti. E spiegaglielo per cortesia. Allora, per evitare di incorrere nello stesso errore che è stato fatto per la prestigiosa scuola Angelo Vaino, dove sono stati spesi 600.000 euro, peccato che dopo che sono stati spesi ci si è resi conto che la scuola non era sismicamente adeguata, quindi comprendete bene il disagio, lo Stato ha emanato una legge che dice che se non si è in possesso del certificato di vulnerabilità sismica non si può attingere a nessun tipo di finanziamento. Ed ecco che comincia la seconda parte del lavoro. Anche qui il sindaco, Salvo, che dobbiamo fare? Le vogliamo sistemare queste scuole? E io ho cominciato a pellegrinaggio, mi conoscono tutti i dirigenti scolastici, io sono sicuro al 100%, le scuole le conosco tutte a menadito perché le ho girate tutte, una per una, tutte. Ho fatto direzione lavori, ho risolto tutta, ero il direttore lavori aggiunto, anzi davo fastidio, ero fastidioso, quindi abbiamo cominciato a implementare il parco progetti e anche lì un altro colpo di fortuna, sindaco. A un certo punto, lavorando, abbiamo presentato per il triennale nell'ambito del Piofesra alla Regione Sicilia 49 progetti. Sai quanti ce ne hanno finanziati, sindaco? Diciamolo. Quanti sono i finanziamenti ottenuti per quanto riguarda l'edilizia scolastica? Ma io farei partire facciamo, da qui, così vediamo, e poi aggiungiamo il dato. Fermo restando che ancora c'è da fare tantissimo. Io ultimamente avevo chiesto altri soldi, ma ce ne stiamo andando, quindi il prossimo sindaco. Da queste clip si vede chiaramente che c'ero sempre, eh? E non ero una figura messa lì per farmi le foto. Quello che abbiamo raccontato. Qua siamo alla Leopardi. Questi sono i soldi che abbiamo ottenuto, eh? 55 milioni e cocci.
Questi sono già in corso di esecuzione e già addirittura alcuni appaltati. 30 progetti tra appalti e progetti in fase di completamento. E questo è l'ultimo regalo. Il Nicholas Green. Assolutamente sì, un progetto a cui ci tengo particolarmente, lo sai. Allora, dobbiamo ora ridare i dati però, perché assolutamente sì. Luciano non è riuscito a memorizzare niente. E noi glieli ripetiamo. E allora, ripetiamo i dati. Allora, quante scuole sono state finanziate e i finanziamenti ottenuti? Abbiamo avuto il finanziamento per 48 scuole per un totale di 55 milioni di euro circa. Parliamo però di programmazione regionale. A questi vanno aggiunti tutti gli altri finanziamenti che già sono in corso, ottenuti dal MIUR, alcune cose da fondi comunali. Per esempio, una delle cose che mi ha fatto impazzire più di tutte, e anche lì sono venuto a bussare alla tua porta a chiederti i soldi, abbiamo scuole su due livelli che non erano agibili perché non avevano la scala di emergenza. Cioè parliamo di denari da spendere dell'ordine di grandezza di 35 mila euro. Scusa, dimmi. Senti, vedi che ti stanno seguendo 700 persone, quindi stai attento, sei in diretta. Il 199, uno sono io. Ah, uno sei tu? Allora, sto parlando con Salvo Puccio. Senti, io voglio sapere se possiamo dare la notizia comunque di sti 14 milioni. Ma ci è stato accettato tutto e ci è stato detto che il decreto è in fase di redazione, nel senso che tutto quello che ci hanno chiesto entro il 4 febbraio è stato trasmesso ed è stato ritenuto compatibile con le richieste, quindi siamo praticamente al 99% certi di questo finanziamento. No, lo sai perché io ci tenevo al preannunciarlo? Perché sai, tutto ciò che arriva da martedì in poi non è merito nostro, come si dice sempre, perché così poi succede nella vita, no? E siccome questo è un problema che ci abbiamo sbattuto la testa in continuazione, e allora ti prego, spiega di che cosa si tratta a volo. Si tratta del finanziamento per la realizzazione del corpo nel Verona Trento, per capirci, dove c'erano gli ex laboratori, le ex fabbriche, la zona diciamo più lato mare, verranno tutte demolite e lì verrà costruito un nuovo corpo per la realizzazione del nuovo sostanzialmente Caio Duilio, per capirci. Un progetto da 14 milioni di euro, già abbiamo il livello di progettazione, di fattibilità tecnica economica, abbiamo fatto le vulnerabilità sismiche, come diceva Salvatore Mondello, anche per le scuole della città metropolitana, e quindi già ce l'avamo pronta. Quello è stato un altro elemento, un tassello che ci ha permesso di riscontrare le richieste di accettazione del finanziamento. Tu hai sottoscritto già l'accettazione del finanziamento. Salvo, buttiamo giù le ex officine? Sì, sì. Buttiamo giù l'ex officina del Verona Trento, giusto? Diciamo ai nostri amici. Esattamente. Diciamo ai nostri amici perché è una cosa importante questa. Esattamente. Ed è stato possibile perché avevamo le vulnerabilità sismiche pronte. Aspetta un attimo, così ora parlate tra voi tecnici su un'altra cosa importante. Guarda, e che questa non è una razza brutta. No, per carità, quando parlate ogni tanto noi capiamo completamente. No, perché siccome quindi dobbiamo avete bisogno del traduttore. Sì, ma non c'è di dare per come per carità, siete colleghi, siete due testoni, per carità di Dio. Aspettate. Allora. Abbiamo lo stesso taglio di capelli. Esatto. Senti, questa è la prima notizia che diamo, si risolve definitivamente questa guerra inutile che c'è stata tra il Caio Duilio, l'industriale, eccetera eccetera, e lasciamo stare lì. Noi l'abbiamo risolta, certo, capisco i dirigenti che volevano comunque pure la soluzione immediata, noi però abbiamo risolto il problema, altri se la sono continuamente palleggiata la questione. È ovvio che ora, come dice Mondello, per passare un pensiero all'azione ci vuole 3-4 anni, 3 anni, non so il cronoprogramma qual è, ma perché? Perché per realizzare un grattacielo di chiggio, perché quanto sa, 6 piani, 7 piani. Grosso, perché onestamente, c'è tutta la parte interrata, c'è quante aule verranno là? Io non lo so ad occhio se ve lo ricordate, comunque è una cosa immensa, risolve definitivamente il problema, sì. Signori. Quindi lo voglio dire ai dirigenti, se vogliono andare alla città metropolitana a vedere il progetto, per vedere anche quanto aule vengono e laboratori, è qualcosa di meraviglioso che risolve definitivamente la questione. Non solo, facciamo un attimino qui in diretta il tema dell'intervento che abbiamo programmato nel terreno Don Orione. Assolutamente.
E allora lì abbiamo fatto un accordo. Un accordo con la città metropolitana. Ecco, chiariamo perché... che progetto abbiamo presentato ed è finanziato. Rientrava tra questi qua. Quanto è l'importo? Lì abbiamo un altro immobile incredibile. Prendilo con calma. Sì, abbiamo tante cose, ve l'ho detto, e quindi sto andando a prendere le cose più simboliche, più importanti. Qui abbiamo fatto un accordo, città metropolitana e comune di Messina. La città metropolitana cede quel terreno alla comune credo di Messina, un milione e mezzo, e comune di Messina quanto? Credo un milione e mezzo. Quello da 5 milioni era troppi numeri. Allora quell'altro è un altro progetto di 5 milioni di euro che riguarda la scuola Don Orione, Lenzo Drago. Diciamolo alla dirigente, gli abbiamo risolto anche quest'altro problema, e Lenzo Drago, che c'era il problema anche lì, sì, dal riferimento di Ione, eccetera, cioè, eccetera. Lenzo. Salvo Puccio, ricordi tutto, tutto, o ti stai grattando la testa? Ti sto ascoltando, è ovvio che ricordo tutto, e ti voglio ricordare gli altri tre progetti, sempre su Messina, già finanziati, stiamo per partire con le gare d'appalto, che riguardano, sono fatte per economica, quindi progettazione, inizio lavori sarà nel 2023. Di quali sono in città, per cortesia? Che riguardano Mauro Lico, Archimede e Bisazza. Quanti sono gli importi per ognuno? No, ricordiamo... 8 milioni per l'Archimede, no, dicevo, sì. E poi 4 milioni, 1 e 3 milioni... 8 milioni l'Archimede! Poi? Poi sono 4 milioni per il Bisazza e 3,8 per il Mauro Lico. 4 milioni il Bisazza e 3,8 Mauro Lico. Bisazza è la palestra famosa? La palestra c'è al Bisazza, no? No, sì, certo che c'è. La palestra famosa... E così abbiamo risolto anche quest'altro era un altro problema. Dei tanti. Guardate, un altro impegno preso. Un altro impegno preso. Scusami, le immobili qui in città, per quanto riguarda tutti gli istituti superiori, abbiamo fatto tutta un'operazione complessiva anche qui di verifica sismica, eccetera. No, ne parli tu? Abbiamo... Le vulnerabilità sismiche sono tutte acquisite, quindi appena, tra altre cose, ci sono i bandi in corso di scadenza del PNRR, e infatti stiamo partecipando. Ragazzi, avevamo lo stesso problema che ovviamente degli immobili del comune di Messina, lo stesso problema erano degli immobili di competenza della città metropolitana. Lì c'era qualche fascicolo. A differenza di qui, si è lavorato per ricostruire, abbiamo pure rifatto tutte le vulnerabilità sismiche, abbiamo ottenuto finanziamenti importanti. Cioè, qua vi rendete conto che per l'edilizia scolastica di competenza della città metropolitana, credo che sommando siamo a altri 40 milioni di euro di finanziamenti. 35.868 per l'esattezza, più i 14 di cui stiamo parlando, quindi siamo arrivati a quasi 50 milioni di euro di finanziamenti alla città metro. Quanto? No, parlo solo quelle della città, più ci sono quelle della provincia, se qua gli aggiungiamo i 5 milioni a Lipari e quant'altro eccetera. Città comune di Messina, solo qui nel territorio urbano di Messina di competenza della città metropolitana siamo a quasi 50 milioni di euro di finanziamenti. Ditemi quando mai si sono avuti questi finanziamenti negli ultimi 20 anni a Messina o 30. Una cosa voglio dire, ma non è che stiamo aspettando che si realizzi il nuovo Caio Duilio, perché la soluzione la dobbiamo risolvere, quindi a settembre la soluzione sarà risolta, parallelamente nelle more che si realizzi l'appalto. Perfetto. Questo, diciamolo, perché abbiamo trovato... Avevate voi quella operazione in corso, l'avete risolta quindi? L'abbiamo risolta. Perfetto. E stiamo praticamente iniziando i lavori, che saranno pronti ormai l'anno prossimo, però a settembre di certo si entra al nuovo locale. Oh, quindi problema risolto definitivamente in prospettiva, col finanziamento, problema intanto risolto transitoriamente con l'altra soluzione che abbiamo discusso e individuato. Esatto. Va bene, Salvo Puccio, se abbiamo bisogno disturberemo nuovamente la tua privacy, va bene? Anzi, la prossima faccio una videochiamata, quindi vestiti, perché fai schifo e slip, per cortesia, e non ti posso mostrare al mondo così, no, in mutande no, quello solo io mi posso mostrare in mutande, va bene? Quindi vestiti, non ti ho fatto la videochiamata solo per questo motivo, perché tra poco probabilmente ti farò una videochiamata, ciao, ciao. Andiamo avanti. Bene, e quindi insomma il quadro delle attività dell'edilizia scolastica ha una sua
oggi configurazione strutturale. Permettimi solo di dire che nell'ultimo tour che ho fatto io nelle scuole ti avevo consegnato una riflessione e tu penso te la ricordi, e questo ovviamente ce lo prendiamo come impegno per la prossima campagna elettorale, perché se non si programma la manutenzione in maniera costante e periodica, poi ci ritroviamo ad avere importi importanti che non ci consentono di gestire in maniera adeguata quelli che sono gli edifici scolastici. Dall'ultimo tour, tu sai le cifre che sono venute fuori, ed è evidente che proprio perché ci teniamo particolarmente al benessere dei nostri ragazzi, noi ci siamo impegnati a muoverci in tal senso. Voglio fare una premessa: sicuramente ci staranno muovendo le critiche, i riscaldamenti e l'impianto. Le cose si fanno passo passo, uno dopo l'altro. Abbiamo cominciato con le cose più importanti, che erano quelle che ci consentivano di lasciare aperte le scuole. Piano piano si sta programmando quella che è tutta l'attività Io conseguenziale. onestamente devo dire una cosa, e abbiamo incontrato i dirigenti più volte, abbiamo fatto riunioni nel Salone delle Bandiere, abbiamo avuto, devo dire, l'apprezzamento. Quello che ci viene detto dai dirigenti è un'amministrazione così presente su questo fronte non si era mai avuta. Questo non lo dico io, è ciò che esce sempre fuori dalle riunioni che abbiamo fatto. Non solo, alla città metropolitana abbiamo avviato, perché lì dovevo mettermi d'accordo con me stesso perché organo monocratico, quindi lì ho trovato i soldi per trasferire agli istituti delle somme per la piccola manutenzione. Abbiamo dato in base al numero del plesso e al numero della popolazione studentesca dei contributi per che cosa? Per cambiare la lampadina, per cambiare la cassettina del Bagno. bagno, per cambiare la maniglia, perché certe volte ci trovavamo con un bagno chiuso, due bagni chiusi, perché si era rotto il vaso o si era rotto la fermatura, e dovevano fare la procedura, la richiesta al comune, e il comune poteva intanto smistarla e poi dare l'incarico per cambiare la lampadina o per cambiare poi un vaso. Passavano mesi con noi. Prima manco si faceva, con molta onestà, perché tutto quello che abbiamo trovato in questi termini è pazzesco. Allora che abbiamo fatto? Abbiamo deciso di assegnare delle piccole somme, 4-5 mila euro ad istituto in base al numero dei plessi. L'abbiamo già fatta alla città metropolitana, ho approvato il regolamento, è stato apprezzato, il regolamento è stato approvato all'unanimità da tutti i dirigenti. E quindi abbiamo stabilito quando si danno le risorse e come si rendicontano. La stessa cosa l'abbiamo impostata per quanto riguarda il comune di Messina. Qua ovviamente il tema è che bisognerà agganciare le risorse a bilancio, ma bisogna approvare il regolamento. E qui ovviamente regolamento significa consiglio comunale e quant'altro. Fa parte ormai del nostro programma nel fare come abbiamo fatto già alla città metropolitana. Dare dei piccoli contributi in base a questo criterio, e ognuno la lampadina se la cambia. E ognuno il vaso se lo sostituisce subito. I dirigenti hanno questa possibilità e noi gli diamo le risorse. Così si migliora ovviamente la qualità dei servizi. Lo stesso per quanto riguarda poi le piccole cose di manutenzione, cui ho fatto anche accenno, perché è ovvio che ognuno che ha sotto mano le cose interviene Ma subito diventa e si rapido, diventa semplifica. certo, E si semplifica. Questa semplifica pure. è la strada da percorrere, e questo ovviamente faremo qui, come abbiamo fatto già alla città metropolitana, mettendo in pratica quella che è la buona prassi amministrativa. Un'ultima battuta sulle scuole e poi passiamo ad altro, o come desideri tu. Trovammo noi la scuola Leopardi, che era con le quattro frecce al solito. Adeguamento sismico, mancavano le somme per completare i lavori. Se ti ricordi, attraverso la devoluzione dei mutui che erano in corso, abbiamo completato i lavori e abbiamo consegnato quella scuola. Scuola Ettore Castronovo, previsione di adeguamento sismico, rimodulato il progetto, approvato il progetto di demolizione e ricostruzione di una scuola, e nei prossimi mesi, il prossimo mese presumo, partiranno i lavori. Lì c'è stato un problema di assegnazione, perché la prima ditta che ha vinto l'appalto ha rinunciato, la seconda ha rinunciato, ora finalmente la terza ha deciso di portare avanti il lavoro. Questo perché lo sto raccontando? Proprio perché con dedizione, con amore, giornalmente, per risolvere le questioni spicciole, che a volte sembrano banalità, ma che diventano valanghe.
irrisolvibili e che si protraggono nel tempo, determinando solo ed esclusivamente danni. Basta, Padore, mi hai annoiato. Stop. Vabbè, basta, Basta, basta. Mi me fai vedere invece Piazza Cairoli, Piazza del Popolo, per E cortesia. certo, guarda, ce l'hai Basta, messa mi là. fate, dove Ce sono? l'hai messa là, Dove? me l'avevi E chiesto, allora, ce l'hai messa vediamo, là, mi fate ce l'hai vedere, messa qua. vediamo, vediamo. Ce l'hai Vediamo messa una bella qua. pianta e spieghiamo cosa succede a Piazza Cairoli. Ecco qua, ecco 700.000 euro sbloccati, non abbiamo iniziato i lavori perché c'era questa ruota, ora è stata smontata, l'appalto è già stato aggiudicato. L'appalto si sta Oh. completando, siamo in una fase di aggiustamento della parte burocratica, ma Benissimo. sciocchezza. Qualche mesetto iniziano i lavori e Assolutamente siccome sì. iniziano dopo di noi non è Non merito siamo tuo, mi stati noi. dispiace, quindi spieghiamolo per cortesia cosa Ma guarda, succederà. Sindaco, Allora. Intanto partiamo dall'origine. L'origine prevedeva un finanziamento che era in essere dal 2009, circa 617.000 euro, e se ti ricordi bene eravamo insieme quando il funzionario ci chiamò. Il mio amico Guiotta, lo posso dire con nome e Esattamente. cognome, mi ha detto: Cateno, ho Stavo qua la perdendo revoca proprio. pronta da mandarti. Esatto. Se tu mi prometti che nel giro di qualche mese mi mandi il progetto aggiornato, io non faccio il provvedimento di revoca. Ed ecco anche lì che parte, insomma, il circolo E virtuoso. Salvatore Mondello si mise una pare nottata e aggiornavo No, progetto. devo essere onesto, devo Forza, essere dai, onesto, c'erano basta. anche dei progettisti Per incaricati che sono carità, stati per bravissimi carità. nei tempi Vai, dovuti. forza, Intanto, andiamo avanti il qua. progetto è Dai. figlio di una rimodulazione Oh, complessiva del un progetto è PGTU. figli so much, come si suol Esatto. dire. Si prevede praticamente una nuova pavimentazione, ovviamente. Parliamo della parte a monte di Piazza Cairoli, così evitiamo inutili incomprensioni. Prevede una nuova distribuzione e soprattutto l'implementazione della pavimentazione dove oggi non c'è. Per intenderci, in questo momento la piazza non è piazza perché c'è l'asfalto. Quindi si va a pavimentare quella parte che non è in questo momento pavimentata. La Poi ruota dov'è qua? la ruota in questo momento è da questo lato qua, qua, Dove? qua, qua, qua. Oh, qui. Sì. Da questo lato, questa è la Tommaso Cannizzaro che qua, Perfetto, era messa qua. Praticamente benissimo. noi andremo a pavimentare tutta quest'area qui per Perfetto. bene e poi sarà corredata di tutta una serie, vediamo là tutta una serie di immagini di render Dai, se per riesci, come fammi si vedere riesce a farlo velocemente, così vedere passiamo a Piazza del Popolo. e tutta una serie poi di arredi urbani che connoteranno la piazza nella sua essenza. Siamo nel salotto buono della città. Quindi elementi d'arredo che prevedono anche nuovi Senti, ma sistemi di quell'angelo nel illuminazione. gabbiotto lo rimette da, no? Se tu me lo ordini, io sono No, militare e seguo no, gli quello, ordini. allora, quello appartiene a... Quello è il ricordo di Elvira Amata. Un numentisto, Allora, se tu me lo che ordini, cosa ne... allora Io io non so c'è un numismo, io mi faceva un'impressione, posso fare, posso, onestamente. tu che E mi mi hanno hai detto? detto tanti, togliete, l'abbiamo tolto, ma non so c'è un Non lo numintenso. so, l'arredo urbano sai che non lo Non lo sento. rimettiamo, Comunque Ivano, non è il caso. l'importo delle opere è di 617.000 euro, partiremo più presto, insomma, e siamo pronti, avete visto qualche immagine. Altro elemento lo vediamo là di fronte, Piazza del Popolo. Anche in questo caso l'appalto è stato espletato, anche in questo caso si prevede quella che è la pavimentazione centrale, perché in questo momento anche lì è una non piazza perché è rimasta l'asfalto. Si riprendono i motivi del disegno già esistente per cercare di mantenere quanto più Quant'è qua possibile. l'importo? Qui siamo su 619.000 Signore, euro. questi sono fondi di Fondi di bilancio. bilancio, sì. Chiaro? Allora, qui devo ricordare una storia perché io, ripeto, sono onesto, eh. Noi abbiamo fatto più allora riunioni, abbiamo fatto dei sopralluoghi, poi tu ci ancisti pure tu al mio amico Assolutamente Caruso. sì, Ci assolutamente nel sì, è senso stato sempre che quando si presente per mette una questo cosa a momento. testa, devo Esatto, dare atto è vero. che una delle cose su cui lui si è sempre battuto è quella della riqualificazione di Piazza del Popolo. Io allora ho preso un impegno, ho detto a mano, libero delle somme di avanzo d'amministrazione, cioè soldi che erano nascosti e che io sono riuscito a liberare, perché chi c'era prima di me non si è manco reso conto di quanti milioni di euro erano lì bloccati da cosiddetti vincoli, che poi era una pigliata pu culo, perché la maggior parte dei dirigenti usava la tecnica di far apparire che le somme erano già impegnate per altre cose, dopodiché li disimpegnavano e si facevano i cazzi suoi. I cazzi loro. Io ho sbloccato decine di milioni, ne parleremo più tardi, alle 21:30, vi ricordo, l'appuntamento su quello che sarà bilancio e debiti.
E vi spiegherò anche qui cosa significa trovare, andare a trovare il tesoro che non vedevano gli altri. Ecco, frutto di un piccolo frutto di quel tesoro sono le somme per realizzare la riqualificazione di Piazza del Popolo. Se ti ricordo che eravamo partiti con 300.000 euro, poi l'abbiamo implementato. Sì, per dare, poi Cuccaroso per fare la piazza. Il lavoro è stato appaltato, quindi, anche in questo caso ci saranno tutta una serie di elementi di arredo urbano che qualificheranno. Qua l'appalto è finito? Finito. Qua bisogna iniziare solo i lavori. Quindi nel giro di un mese è quasi inizio. Anche questo è iniziato nel giro di un mese. Benissimo. Ci siamo anche. Anche qui altro lavoro importante fatto. Andiamo a chiudere, ma con piccole cose che mi interessano da un punto di vista di simbolo, perché ce ne sono tante cose da fare. Io ancora potevo parlare altre due ore. Sì, per carità. Lo so che Salvatore. Lo so, tu sei... Salvatore. Posso dire una cosa, Sindaco? Secondo me hai qualche pregiudizio con i tecnici. Sì, quello sì, perché ogni tanto obbligatissimo. Non funziona. Voi avete o camminate col traduttore, perché se camminate col traduttore ne capiamo sempre. Sì, però vedi che la moda sta cambiando. Vedi che al governo abbiamo un tecnico. Sì, ma quello non è un ingegnere architetto. Che significa? Ora sta pigliando pure in geologia, me l'ho detto. È un tecnico. E chi è il tuo problema? O cammini col traduttore, perché noi non riusciamo a parlarci. Scusami, sindaco, ma se la gente mi capisce, perché tu non mi capisci? Come è sta storia? Non è che abbiamo problemi di incomprensibilità. Questo dicevano, ma non è così, come vedete. Non hanno capito niente. Non è così. Non hanno capito niente. Mi dispiace niente. Per voi. Siamo la coppia più mi fai commuovere però così. No. Dai, non dire così. E ci dispiace per gli altri. Si lasciano incantare dalle cose che non capiscono, sindaco. Allora, andiamo alla chiusura di alcune cose che ci tenevo molto, dalla via via Cicerone, eccetera. Sì. Queste viuzze qui del centro, condizioni incredibili, dove abbiamo pure qui preso soldi di avanzo d'amministrazione di queste somme liberate e destinate e appalto fatto. Spieghiamolo rapidamente, però io poi ti voglio fare vedere un paio di cose che sono importanti, vediamo. Sono sempre piccole. Intanto spieghiamo questo. Questo rientra nel ragionamento più complessivo della riqualificazione urbana per la quale ci stiamo battendo, sindaco. Queste tre vie sono al solito quelle che noi chiamiamo la terra di nessuno, non si capisce bene chi deve fare cosa. Noi abbiamo preso l'impegno nel mese di giugno, abbiamo predisposto la progettazione, nel giro di qualche mese abbiamo fatto tutto, abbiamo stanziato 390.000 euro per le tre vie, via Malvagna, via Vico Primo Peculio e via Cicerone, e come abbiamo detto già qualche giorno fa, i lavori partiranno tra una ventina di giorni. La piazzetta Sant'Agata, la piazzetta rientra Sant'Agata che rientra sempre di nella stessa strategia, sono 84.000 euro. Se mi consenti un video rapido. Vai. Su praticamente. Vai. Esattamente. Questo è Zaera che abbiamo seguito come cantiere, sindaco, dall'inizio, ce lo siamo intestati, dico, le immagini parlano chiaro, che andavo in cantiere, insomma, che ero in cantiere una parte aggiunta. Ricordo che l'abbiamo consegnato nel mese di marzo 2021, un'opera che oggi è una realtà, che funziona, a prescindere, come vedi, eravamo insieme a consegnarlo, un'attività anche qui certosina. La caserma Di Maio, adeguamento sismico, come vedi queste sono le opere di adeguamento sismico, abbiamo aggiunto le somme per completare l'opera, anche questa era monca, si era previsto l'adeguamento sismico, non si era previsto il completamento, siamo quasi pronti alla consegna dei lavori. Portella Castanea, sindaco, una frana che bloccò un'arteria, soldi che abbiamo messo a disposizione e che abbiamo seguito. Piano Stella, altra arteria bloccata da tantissimo tempo, soldi sbloccata, opera consegnata. Queste sono opere che qualificano la città, sindaco, e ci siamo impegnati in prima persona. L'ultima cosa assurda, salita continua, 30 anni di gestazione di progetto, nessuno c'era riuscito. Noi abbiamo la strada consegnata, abbiamo completato il progetto, abbiamo fatto l'appalto, abbiamo consegnato i lavori. E Siena 2. E qui siamo l'ex macello, ve lo volevo fare vedere, così vediamo anche qualche tavola. Questa era quello che avete visto prima, il pensiero, questa è l'azione. Le tavole progettuali che sono state finanziate dal Ministero il 30 dicembre 2021. Questa è la strategia, il nostro modo di fare. Pensiamo una cosa e la facciamo.
il Forte Gonzaga. Siamo partiti con 400.000 euro di finanziamento, abbiamo tutti insieme stanziato 4.650.000 per riqualificare una delle bellezze più assolute che abbiamo nella nostra città e renderla fruibile e integrata in un discorso turistico. Le sinergie istituzionali, Sindaco, quando le istituzioni si parlano ottengono i risultati. Un asilo che è una realtà per i nostri bambini e per i bambini della comunità dell'esercito. Sono tutta una serie di piccole cose, ma che tendono a qualificare la nostra città. Ci tenevo a fartele vedere proprio perché a mio avviso le abbiamo, come dire, costruite e ce l'abbiamo come realtà. Ecco, questi sono dei dati ovviamente che connotano il grande lavoro che è stato fatto per quanto riguarda i lavori pubblici, la riqualificazione urbana. Ovviamente qui abbiamo messo stasera perché il tempo è lì, quello c'è un che progetto da 6 milioni. La pianificazione complessiva. Questo è un progetto da 6 milioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È quasi pronto l'appalto. Il mese di maggio si inizieranno i lavori e prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche di tutto il centro urbano di Messina, oltre che nel lungo lago di Torrefaro. E non abbiamo avuto il tempo di parlare di tutta la riqualificazione prevista lì al lago di Canzirri, 15 milioni concentrati da tre finanziamenti che sono in corso di autorizzazione ambientale e quindi per risolvere definitivamente questi lavori. Per la quale qualcuno insomma ha detto qualche sciocchezza. Quelli sono i viadotti che potevano essere aperti. Ah, beh, di questi. Lì ci sono le foto dello stato dei ritegni sismici. Facciamo là un ingrandimento anche qui. E lì c'è il progetto, 3 milioni e lì c'è il progetto pronto. 3 sindaco. Milioni e mezzo nell'avanzo d'amministrazione. Ci sono i progetti pronti. Fermo anche qui per arrivare a trovare i soldi. Abbiamo lavorato anni. Progetto fatto, ebbene, anche lì. Fermi per il consiglio comunale. E lì dimostra perché funzionava. I parcheggi di interscambio, sì, lì sono assolutamente contento. Anche lì li abbiamo pensati, li abbiamo programmati, li abbiamo portati in consiglio comunale, tutti finanziati, tutti in appalto. Sono 17 milioni qua. Sono quasi 16 milioni, sono partiti praticamente i lavori quasi di tutti, perché gli appalti sono tutti pronti e ora in batteria partiranno. E questo consentono ovviamente di lasciare la propria automobile nelle zone periferiche e collegate con una strategia di mobilità, con il potenziamento che abbiamo fatto con l'ATM, ovviamente significa poter entrare in città e quindi cercando di liberare quello che poi la mobilità sostenibile passa attraverso queste azioni. Allora, andiamo alla conclusione, anche perché già si è fatto siamo, tempo. Che ore si sono fatte? Quasi, ecco, siamo le 20:35, ovviamente abbiamo omesso, ma avremo modo nella campagna elettorale di parlare della pianificazione e di tutto ciò che si è fatto e dove si è arrivato. Abbiamo cercato di dare uno spaccato di quelli che sono stati i numerosi interventi pensati, programmati, finanziati e ovviamente anche poi attuati, perché questo è fondamentale, tutto ciò che si andrà attuando a seguito di questo grande lavoro strategico che si è fatto. Andiamo alla conclusione delle due domande. Noi stasera finiamo. È difficile che mi confondo. Beh, anzi, tu sei avvantaggiato rispetto agli altri, perché il vantaggio di ho chi studiato. Poi. Ecco, no, magari ha avuto modo di cogliere la domanda e di regolarsi. Le due domande che io ho fatto sempre ai miei colleghi assessori. La prima, che voto ti dai? Ma darsi un voto è sempre complicato. Io direi di fare così. Sull'impegno. E non voglio sembrare immodesto, mi do 10, indubbiamente. Proprio sull'impegno profuso non c'è discussione. Ti aggiungo le voti, io, dai. Ti aggiungo io. No, parlo di impegno. Sul risultato ti ho già risposto. Essendo un'attività a rilascio lento, è difficile poter valutare. Per cui sull'attività, siccome c'è una marea di cose ancora da fare che comunque non sono arrivato a farle, il voto è, come dire, interlocutorio, quindi mi do un 7 più, ma perché avrei potuto fare tante altre cose che
purtroppo hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di... Noi una volta ci siamo detti che il programma è di 10 anni, o sbaglio? Eravamo io e tu quando ce lo siamo detti. Quindi ce lo siamo detti e quindi se in 3 anni e mezzo abbiamo fatto tutta questa E la attività, è cosa chiaro che che... oggi emerge, ma lo vedrete dalla relazione di fine mandato che stiamo chiudendo, cioè noi in 3 anni e mezzo abbiamo praticamente realizzato quasi l'80% del Esatto, programma. È esatto. ovvio che la realizzazione significa aver trovato la soluzione, la fonte di finanziamento, il progetto pronto, non vediamo ancora l'opera. E qui per i prossimi 3-4 anni ci sono tutti gli effetti Esatto. di questo grande lavoro che è stato fatto, cosa che non abbiamo ovviamente trovato noi in relazione anche a quella che è il funzionamento dell'ente, il funzionamento delle partecipate e quindi quello che in ogni caso era una struttura del gruppo pubblico locale pronto a una nuova sfida. Si riparte non con le chiacchiere, col cuore tutti vogliamo rinascere, ripartire, rigenerarci, poi c'è in ogni caso la parte attuativa e per la parte attuativa significa avere esperienza e cultura dell'amministrazione, e questo ovviamente è il concetto di base. L'ultima domanda, le caratteristiche che dal tuo punto di vista deve avere il candidato a sindaco che ci rappresenterà o candidata a sindaco che ci rappresenterà per quanto riguarda la prossima scadenza. Ma indubbiamente la prima caratteristica è di avere la capacità di una grandissima visione strategica. L'ho detto, lo ripeto e lo ribadisco. Se non si hanno le visioni della città, difficilmente si va avanti, indipendentemente poi da quelle che sono le peculiarità di ognuno di noi, le peculiarità tecniche. Al secondo posto metto sicuramente una persona assolutamente equilibrata, e questo lo dico per un motivo molto semplice. Cateno De Luca è unico. Non è replicabile e quindi è necessario e obbligatorio avere una persona che sia quanto più equilibrata possibile perché poi diventa complicato poter proseguire facendo insomma l'attività seguendo un modello. Il modello è metodologico, la persona è la persona. La terza cosa, una buona conoscenza della macchina burocratica. Una buona conoscenza della macchina burocratica significa non essere il super esperto del settore, ma comprendere come si muovono le carte all'interno del palazzo. Significa che se devo dialogare con un dirigente, devo sapere come comportarmi in qualsiasi momento. E questo è un aspetto della macchina burocratica. L'altro aspetto è quello dei rapporti istituzionali generalizzati, perché la sinergia tra istituzioni è determinante. Si viaggia bene all'interno della città, là dove le parti tra di loro riescono a dialogare nel rispetto delle regole. Queste sono le 3 componenti che io ritengo necessarie nella figura di un prossimo sindaco, che non necessariamente coincidono con quelle che pensi tu, Per ovviamente. carità, questo qua è un tema infatti che affronteremo domani sera e che ci porterà ad avere, io mi permetto di dire, l'elemento che avrà il più possibile caratteristiche di questo magnifico progetto e modello, perché l'abbiamo creato assieme e che ha dato questi risultati e ovviamente di questo siamo orgogliosi. Noi ci Caro vediamo. Sindaco, scusami, ti interrompo. Prego. Io devo fare dei ringraziamenti, non posso chiudere la mia avventura non ringraziando. Io comincio intanto a ringraziare i dipendenti comunali, tutti senza escludere nessuno, perché ribadisco, tutto quello che si è fatto è figlio di un lavoro di squadra. Ho trovato delle persone nei miei confronti sempre disponibili, sempre attente, sebbene io non sia uno facile nel lavoro, perché Noi credete, sono uno che insomma. chiediamo e pretendiamo, Esatto, sono uno che spinge perché la macchina diamo, a pieno perché regime, diamo, a pieno perché diamo. regime, e quindi questo è indubbiamente. In seconda battuta, è necessario, è obbligatorio, lo spiego, lo ripeto ancora una volta, un grazie a tutta la squadra, perché il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro di squadra, sempre e comunque, indipendentemente da quello che pensano gli altri. Ti metto per ultimo perché mi hai dato fiducia. Preoccupati. No, vabbè, allora io forse tu non te lo Preoccupati. ricordi, io sì. Quando mi chiedesti di seguirti in questa avventura, la mia prima risposta è stata no, se ti ricordi bene, perché ti risposi: io sono un tecnico, non sono in grado di poter fare questa cosa. Però
Quindi non posso che ringraziarti per avermi dato una possibilità di conoscere un altro pezzo del mondo che io non conoscevo, perché ero tarato totalmente sul piano tecnico, e quindi per me è un arricchimento professionale che oggi mi porto nel mio bagaglio complessivo, indipendentemente da quello che farò domani mattina, indipendentemente da se farò ancora l'amministratore o sarò un tecnico. Poi non posso che ringraziare la mitica dottoressa Giannetto, che ha avuto pazienza a perdere nei miei confronti. E devo dire, mi è stata vicina dal primo momento, e mai persona più giusta mi poteva capitare nel mondo del lavoro, per cui la ringrazio. Poi in corsa si è aggiunta anche la signora Monforte, che ringrazio, e poi, in ultimo, la mia guida assoluta, Loretta, che mi sopporta, Guarda, mi si è commosso, registra, si è commosso. mi registra, L'ho visto. mi tollera. Si è commosso, si Cadeno, sta cadeno, cadeno, ogni commuovendo. tanto mi dugna pure, Puro, eh? Ogni tanto mi dugna pure, quindi, si è perché commosso. sono un po' La sto così, sono un vedendo po' così. E commossa. Loretta, tieni, vabbè, aspetta, Loretta, scusami, tieni il fazzoletto, tieni. quindi grazie a tutti, come dire, ci rivediamo nei prossimi giorni in altra veste. Noi ci siamo. Chiudiamo con una battuta. Il mio sogno è stato sempre quello, nella mia notoria megalomania, di trovare una soluzione per il cosiddetto progetto sindaco replicabile. Ebbene, dopo tanti ragionamenti, finalmente siamo riusciti a individuare dove sarà realizzato. Non sarà realizzato a Tokyo, né sarà realizzato a Torino. Sarà realizzata a Messina. 70 milioni di euro per un altro grande progetto di rigenerazione urbana, anche perché è un compendio di quelli, e che riguarda l'Innovation Hub. L'iHub, che abbiamo avuto finanziato 70 milioni di euro, guardate, è qualcosa di incredibile. Quello significa che Messina diventa il punto di riferimento, realmente il politecnico dei servizi telematici informatici del meridione. Tant'è vero che quel progetto siamo riusciti anche ad inserirlo in una area ZES che abbiamo chiesto partecipando a un bando e l'abbiamo ottenuto. Questo ovviamente parte dal sogno, dovevamo individuare una strategia e fare il sindaco replicabile. Cos'è? Non parliamo solo dei semplici pali che non sono ignoranti, i pali intelligenti, ma parliamo di una strategia che riguarda la gestione dei servizi municipali che sono tarati secondo ormai degli standard, il buon Luciano la chiamerebbe intelligenza artificiale, va bene, chiamiamola anche così, che ha ormai inserito quelli che sono i prototipi, la prassi della buona amministrazione su tutti i rami dell'amministrazione e che porta non solo ad avere un sistema già che è in automatismo su quelli che sono i cliché, gli standard amministrativi, ma che ha a sua volta un livello di controllo che automaticamente cerca di azzerare quelli che sono gli errori umani che spesso si vanno a concretizzare negli atti amministrativi. Capita spesso, un atto più mani passa, più c'è il rischio ovviamente dell'errore umano. Ecco, questo ve l'ho voluto dire alla fine di come è nato, scherzando, il progetto iHub che oggi ci ha portato a questo grande risultato di cui la città di Messina deve essere orgogliosa. Che per chiudere il cerchio rientrano nella rigenerazione urbana. Oh, l'ho detto infatti, rigenerazione Perché urbana, chiude il quello cerchio? è il ragionamento. Va bene, noi ringraziamo Salvatore, ci vediamo alle 21:30 per chiudere le nostre dirette sulla relazione di fine mandato, parleremo di debiti ereditati, di strategie per quanto riguarda il bilancio, il piano di rimodulazione. E ovviamente, vi raccomando, patatine e popcorn. Preparatevi. A dopo alle 21:30. Ciao a tutti, grazie.